Bentornati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Parliamo dell'ex provincia di Siracusa, le ex province siciliane. Comunque c'è un intervento da parte del presidente della commissione bilancio regionale Enzo Vinciullo, che dice si proceda velocemente al riparto delle somme stanziate. Ripartire 122 milioni di euro stanziati per l'ex provincia dalla Commissione Bilancio prima e dall'Assemblea regionale siciliana dopo, rispettando l'emendamento approvato in aula che prevede prima l'elargizione degli stipendi dei lavoratori dipendenti e poi tutto il resto. Ad affermarlo il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'Assemblea regionale siciliana Enzo Vinciullo. L'egoismo, l'arroganza e la violenza dei numeri non possono essere assolutamente utilizzati nelle riunioni tenute nei vari tavoli regionali, prosegue il deputato regionale che ha annunciato di incontrare martedì prossimo sia l'assessore Baccei che l'assessore Lantieri affinché nel rispetto dei ruoli reciproci tengano conto del fatto che le città metropolitane non possono pensare di fagocitare quasi il 50% delle risorse destinate alle ex province. Ancora una volta, concluso Vinciullo, siamo costretti a constatare che anziché pensare alla persona umana e ai problemi delle famiglie e dei lavoratori, si continua a perdere tempo alla ricerca di soluzioni che vanno al di là di quanto previsto dalla legge, che ha posto un solo vincolo, quello del pagamento degli stipendi. Carenze igienico-sanitarie, caos, inefficienza sarebbero l'ufficio tributi. Queste sono le denunce che arrivano da Evoluzione Civica e il Movimento Popolare Artigiani e Commercianti. Uffici aperti al pubblico accatastati come garage, code interminabili al front office, uffici sempre chiusi nel pomeriggio e servizi igienici inefficienti. Questa è la situazione riscontrata all'ufficio tributi di Via De Caprio a Siracusa e denunciata dal Movimento Popolare Artigiani e Commercianti e da Evoluzione Civica. È trascorso oltre un anno dall'accordo sottoscritto il 16 maggio 2016 tra l'amministrazione comunale, Sicula Ciclat e Util Service, che di fatto sono subentrate a se stesse. Al front office ci sono code interminabili la mattina a causa del numero esiguo di operatori, afferma Nuccio Russo, vicepresidente del Movimento Popolare Artigiani e Commercianti, e questo dipende dal fatto che i funzionari comunali hanno deciso di fare lavorare agli sportelli solo gli impiegati di quarto livello e di esentare i lavoratori di terzo livello. Lo sportello dell'ufficio tributi risulta essere al catasto un garage, denuncia Gaetano Penna, segretario politico di Evoluzione Civica. In bagno non funzionano le ventole di aereazione, l'impianto elettrico è pericoloso, mancano i servizi igienici per disabili e utenti. Inoltre, continua Penna, mancano le uscite di sicurezza. A firma del presidente Marco Contarini, Evoluzione Civica ha già presentato un esposto all'ufficio vigilanza urbanistica del comune, all'ufficio igiene dell'ASP e al comando provinciale dei vigili del fuoco. Gli avvisi di accertamento TAR su TARI si sono dimezzati negli ultimi 3 anni di oltre il 60%, denunciano Russo e Penna, e la lotta all'evasione è pari quasi al nulla, determinando così un mancato incasso per il comune. Evoluzione Civica e il Movimento Popolare Artigiani e Commercianti si chiedono infine perché il presidente della commissione consiliare competente e i consiglieri che la compongono non abbiano fatto nulla in questi anni. Da qui la richiesta di una verifica immediata. Continuano i cosiddetti sabati dello spreco di Progetto Siracusa, dito puntato questa volta contro il Cineteatro Verga. Un altro sabato degli sprechi per raccontare dove vadano a finire i soldi pubblici o come non vengono impiegati. Ancora una volta Progetto Siracusa scende in campo e racconta questa volta la storia del Cineteatro Verga. Da più di 20 anni, il primo appalto nel 1997, una somma complessiva di più di 11 milioni di euro. Quello che possiamo constatare ad oggi è che, nonostante sia stato acceso un mutuo nel 2011 per il completamento dei lavori e per gli arredi, su questo contenitore culturale è caduto l'oblio. Noi come Progetto Siracusa e come cittadini chiediamo che l'attenzione ritorni ad essere pressante su questo come su tutte le altre opere che vengono inutilizzate. La storia è un po' simile a quella dell'ostello della gioventù, se riflettiamo. Ricostruito, finito, non arredato e chiuso. E questo è il destino dei beni di Siracusa.
E credo che il libero consorzio debba riflettere, soprattutto in un momento in cui ha ristrettezze finanziarie, a utilizzare i propri gioielli di famiglia e metterli a frutto e nel contempo a metterli a servizio della collettività. Abbiamo voluto che questo ottavo sabato dello spreco avesse anche una doppia valenza. Vogliamo intervenire con ragionevolezza sulla polemica tra commercianti e residenti sulla musica. Abbiamo fatto quindi un sabato dello spreco in musica, abbiamo chiesto ad alcuni giovani che fanno di questa arte della musica la loro passione di darci una mano. Ovviamente non sono interessati alla politica, ma sono interessati alla musica e all'arte, perché vogliamo rendere chiaro che la musica in ortigio non è un problema tra commercianti e residenti, è un problema culturale che deve comprendere l'intera città. Adesso la rubrica La spina nel fianco, che oggi si occupa di società moderna e felicità. Quello che noi chiamiamo invidia è il desiderio di poter essere nei panni di altri più fortunati in amore, in ricchezza e bellezza. Fare le stesse cose senza alcun ostacolo diventa un approccio che conduce inevitabilmente a maturare la netta sensazione che la nostra vita non sia abbastanza bella, che non siamo abbastanza capaci di eguagliare gli altri. Pensare che ciò che posseggono gli altri sia proprio quello che a noi scarseggia è come un processo alla nostra stessa mente eccessivamente nocivo e in grado di spingerci in una spirale negativa, senza una via d'uscita, fino alla morte dell'anima. La società moderna è senza dubbio più cattiva della vecchia e i motivi sono quelli elencati e che tutti conosciamo bene, ma vogliamo far finta di non capire noi stessi. È vero, siamo cattivi, arrivisti e pieni di stupido orgoglio. Ci complichiamo la vita per un non nulla. Questi sono i difetti di tutti gli umani, chi più, chi meno. La risposta rimane quella di essere contenti e soddisfatti di ciò che già abbiamo e non di desiderare quello che non abbiamo. La felicità, il benessere e la soddisfazione non si trovano fuori dalla propria mente, anche se solo in apparenza, ma così è a volte quando siamo stanchi e frustrati, delusi. Si può trascorrere la propria vita inseguendo la felicità, le soddisfazioni, i sogni, i piaceri, le grandezze, anche al solo desiderarli. Ricordare quel vecchio saggio: chi si accontenta gode. Tutto questo non si trova fuori dalla nostra vita, tutto questo si trova esattamente dove ci troviamo noi, e non in una spirale potenzialmente senza fine. Non c'è felicità nel criticare gli altri, perché quando siamo insoddisfatti della società in cui viviamo, significa che non siamo soddisfatti della nostra stessa vita, del nostro corpo, della nostra mente. Occorre smettere di cercare la felicità guardando gli altri. Abbiamo già la nostra vita. Fermarsi ad ascoltare noi stessi, il nostro corpo, le nostre sensazioni è felicità. Siamo tutti testimoni della bellezza della vita, anche se da soli, è semplicemente meravigliosa. Basta crederci, altrimenti, come scrive Gaslini, non fare del bene se non sei in grado di accettare l'ingratitudine. E se Buddha scrive «l'uomo soffre al desiderio di possedere le cose», io dico che soffre di più al pensiero di perderle. Parliamo adesso della giornata del rifugiato promossa dall'INDA. Uno dei protagonisti è l'attore Leo Gullotta. Giornata del rifugiato, l'INDA si impegna a raccontare le storie di chi arriva da lontano. Tra i protagonisti anche l'attore catanese Leo Gullotta. Leo Gullotta, che porta tutte le sue maschere, dalle più tenere alle più efficaci, alle più anche piene di fede, al teatro, in questo caso lo fa con parlando di Don Ciotti. Non parlerò soltanto dalle parole di Don Ciotti lunedì al Teatro Greco di Siracusa, in una giornata indetta dall'ONU e dall'INDA qui a Siracusa. Sarà una giornata lunedì sera di riflessione, è una serata per il migrante, per il rifugiato. E certamente, che sono un catanese, ma sono soprattutto un cittadino italiano, in questo momento devo esserci in una serata così, voglio esserci, perché se tanto penso a quello che un presidente della regione fa o non fa per quanto riguarda i disabili, mi accodo a questo grido di assurdità, non capisco. Infatti Leo Gullotta poco fa diceva bisogna imparare ad ascoltare, che è un po' quello che si cerca di fare in questa serata.
Sì, beh, il teatro in generale è un'attività in cui si ascolta, si guarda, si viene coinvolti. Questa serata ha esattamente questo scopo, coinvolgere, riunirsi in un luogo molto particolare e molto importante, nello stesso momento con tante altre persone nel mondo, proprio per concentrarsi su questa grande tematica mondiale della migrazione. Cominciano i primi apparentamenti a Floridia, il commercialista Salvo Burgio infatti ha deciso di sposare la causa di Limoli. Il gruppo Cambia le Riparti Floridia ha approvato all'unanimità la proposta di apparentamento avanzata dalle liste che fanno riferimento al candidato sindaco Giovanni Limoli. La conferma arriva dai social network laddove Salvo Burgio, terzo arrivato alla competizione per il sindaco di Floridia, ha postato un messaggio con il quale ha chiarito la sua posizione e quella del suo gruppo in vista del ballottaggio. Burgio ha scritto anche di aver ricevuto una telefonata dall'altro candidato sindaco in competizione, il sindaco uscente Orazio Scalorino, che avrebbe tentato un approccio per stipulare un apparentamento con il gruppo che fa capo a Burgio. Ma lo stesso leader del gruppo ha rispedito al mittente la proposta in meno di un minuto. Altri approcci erano stati avanzati nei confronti di esponenti del movimento civico, compreso il vice sindaco uscente Faraci. In vista del ballottaggio del 25 giugno, quindi, Giovanni Limoli potrà contare sull'appoggio di Salvo Burgio e dei partiti e dei movimenti di centrodestra che lo hanno appoggiato al primo turno. E da oggi quindi inizia ufficialmente l'attività amministrativa del sindaco Marilena Miceli, mentre entro 10 giorni si andrà alla convocazione del primo consiglio comunale da parte del consigliere anziano per gli adempimenti previsti dalla legge. Questa mattina intanto la proclamazione del sindaco di Solarino, Sebastiano Scorto. Anche per Solarino è avvenuta la proclamazione del sindaco. Sebastiano Scorpo infatti ha giurato nelle mani del segretario. Si tratta di un adempimento formale con il quale comincia ufficialmente il secondo mandato per il sindaco Scorpo. Come durante la campagna elettorale, Scorpo conferma di avere le idee molto chiare sul da farsi. Oggi giornata di proclamazione, quindi inizia l'iter burocratico per la nomina degli assessori, il giuramento in aula consiliare anche da parte dei consiglieri comunali. Si continua con questo lavoro, con questo servizio per la mia città. L'augurio è quello di raggiungere risultati ancora più brillanti di quelli che abbiamo già raggiunto nei 5 anni precedenti, ma l'impegno per la città continua con abnegazione, con passione e con la mia gente, perché l'obiettivo principale in questi 5 anni è quello di fare comunità tutti insieme, perché una comunità cresce se collaboriamo dal primo all'ultimo per il bene comune, ovviamente, della nostra Solarino. È difficile la prima volta, è difficile la seconda volta. Io credo che questa volta è stato un pochettino più semplice, perché il lavoro effettuato in questi 5 anni credo che la gente ce lo abbia premiato. Il nostro invece è un impegno che deve continuare proprio per dare migliori servizi e per servire la città come è giusto che si meriti. L'Avis di Siracusa compie 45 anni, suggestione ed emozione alle latomie dei Cappuccini. La solidarietà è stato il tema dominante delle celebrazioni dei 45 anni dell'Avis. L'evento inserito nei festeggiamenti per i 2750 anni di Siracusa si è svolto alle latomie dei Cappuccini, emozione che è stata propria soprattutto nella voce di Nello Moncada, presidente comunale Avis. Un'occasione buona e felice per coniugare insieme, mettere insieme questo nostro compleanno, questo anniversario importante con la giornata mondiale del donatore che si è celebrata il 14 di giugno. Da 4 anni l'Avis si è impegnata nella solidarietà e nell'integrazione, che l'integrazione non significa soltanto sì, va bene, sei qui, ti aiuto così, no, per noi l'integrazione è la solidarietà e riconoscere nell'altro che l'uomo con la sua dignità.
Sono infatti saliti sul palco al termine degli interventi istituzionali i donatori che hanno superato le 50 donazioni, due dei quali che sono addirittura andati oltre. Luciano Manzella, con oltre 100, ha ricevuto la medaglia d'oro con smeraldo. Giuseppe Gibilisco, che ha raggiunto le 100, con la medaglia d'oro con rubino. Nell'ambito dei festeggiamenti, lunedì e martedì all'Antico Mercato si svolgeranno altri due spettacoli con laboratori teatrali che rappresenteranno sempre un inno alla vita e dunque alla gioia. È il giorno 19, la nostra compagnia dell'Adis, metterà in scena i Berretta Sonagli e Di Pirandello. Il giorno 20 invece l'ensemble Euridice ci offre all'Avis un concerto. Poi durante il giorno ci saranno dei laboratori per ragazzi, laboratori di scrittura creativa, laboratori di recitazione e di lettura. L'estate è ormai scoppiata, temperature altissime, riparte l'acquapark Aretusa. Inaugurata la stagione estiva dell'acquapark Aretusa di Contrada Spalla, divertimento e allegria nella cornice del grande parco acquatico con le sue zone a tema. Il viaggio nel tempo, le ampie piscine e i lettini per l'abbronzatura. A guidare i bambini, gli animatori e racconta storie, immancabili anche i momenti di relax e le danze in laguna. Stagione aperta Aretusa Park 2017, sono qui con la nostra amministratrice, la signora Gennaro. Ciao Manuela. Ciao a tutti, buongiorno. Come vedete abbiamo iniziato già la stagione, sono tutti pronti, questa stagione molto ricca di attrazioni, di ospitate. Avremo Oreste Castagna e Laura Carusino direttamente dalla TV dei bambini che intratterranno i piccolini. Poi avremo anche direttamente da Zelig Colorato Giorgio Verducci e Claudio Batta, che con la loro animazione, con il loro cabaret ci accompagneranno per alcune domeniche. E vi raccomando anche di stare con noi il Ferragosto lo passeremo insieme al DJ Spine dello zoo di Radio 105 e ovviamente sempre insieme all'equipe di animazione Soluna. Viaggeremo anche fra le cinque epoche tutte le domeniche e non mancate anche all'appuntamento, all'evento nazionale Holy Colors il 24 luglio, che danzeremo con un mare di colori. Altri eventi imperdibili, il Waterball Party che ci accompagnerà il 7, il 21, il 28 luglio, il 25 agosto e il 1 settembre. E poi le nostre promozioni imperdibili sono tutti i venerdì di bassa stagione, lei paga, lui no. E vi ricordo anche il nostro concorso Selfie for Summer, che inizia dal 17 giugno fino al 3 settembre. Funziona? Come funziona, capo? Come funziona, signora Gennaro? Chiunque arriva si ferma nella postazione, che è quella lì che vedete qui all'interno. La foto, poi la posta su Facebook, il più cliccato vincerà un premio. Sì. Che poi col tempo insomma verrà svelato e verrà premiato. Vi ricordo sempre hashtag Aretusa Park. Molto importante, vi invitiamo anche a visitare il nostro percorso giurassico, le nostre attrazioni. Quindi siamo pronti per una nuova stagione al top, piena di attrazione, piena di attività. Che dire, vi aspettiamo qui alla Aretusa Park tutta la stagione. A presto, vi aspettiamo. Bene, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. Chi vuole tra un po' può seguire comunque dopo il telegiornale la rubrica Punti a Capo, ospite il presidente di Casa Artigiani Marchese, si parla di abusivismo e Camere di Commercio. È tutto, vi saluto.